Grazie Luca Speciale per la linea, siamo pronti Luca Sappino e io qui in studio, Tiziana Panella è pronta in collegamento, è appena terminato il vertice tra il governo e le regioni, cercheremo di spiegarvi insieme come sarà il primo DPCM dell'era Draghi, concretamente come cambieranno le nostre vite. Rosa Praticò è davanti ai palazzi della politica e ci aiuterà a decriptare tutti gli aspetti meno chiari del DPCM insieme agli esperti e agli scienziati Pregliasco e Morrone, poi Elena Testi, Alessio Schiesari, capitolo vaccini, capitolo contagi, tutto pronto, apriamo con Alessandro De Angelis, poca pubblicità, vi aspettiamo. Buon pomeriggio, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio qui in studio a Luca Sappino. Ciao Alessio. E buon pomeriggio in collegamento a Tiziana Panella che ha appena vinto una battaglia durissima contro il tasto più delle sue cuffie, una battaglia quotidiana contro la tecnologia vinta dalla Panella. Non c'è bisogno di fare tanto spiritoso, eh? Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio Luca. La prima cosa che vorrei dire con un'informazione di servizio, mi rivolgo direttamente a Tonino che è uno dei nostri magnifici operatori, sono bravissimi tutti ma si sa io ho delle predilezioni e lui è il mio preferito, mi manca il suo caffè, sto a casa, sto comoda ma mi manca il caffè di Tonino, quindi questa era la prima informazione. La seconda informazione è che oggi secondo me la parola sulla quale è utile concentrarsi, e noi lo faremo, è la parola varianti. È stata appena isolata a Brescia per la prima volta la variante nigeriana. Intanto stiamo vedendo Tonino perché così a casa sappiano chi abbiamo inquadrato. E dicevo, la variante nigeriana, e la domanda che ci facciamo è se questa variante risponde o non risponde al vaccino. E questo ci fa arrivare dritti dritti alla seconda parola che è velocità, cioè dobbiamo essere veloci, dobbiamo avere questi vaccini velocemente. Ora c'è una nuova cabina di regia che dovrà occuparsi di molte cose e decidere ad esempio rispetto alle scorte di vaccini che abbiamo, vanno utilizzati per fare la prima dose per il maggior numero di persone possibile o per fare la seconda dose, e poi dove troviamo gli altri vaccini, con quali tempi, qual è il piano di somministrazione, soprattutto, e questa è una domanda alla quale teniamo moltissimo, va modificato il percorso, cioè ad esempio le persone fragili, le persone vulnerabili devono essere vaccinate il prima possibile, cercheremo di dare una risposta a tutte queste domande. E la parola velocità è una parola che possiamo inserire anche all'interno dell'agenda politica, perché oggi arriva il primo DPCM dell'era Draghi e si è concluso da poco il vertice tra i ministri del governo e le regioni. Rosa Praticò, hai già il testo? Sì. Sì, buon pomeriggio Alessio. Allora, c'è grandissima attesa per questo DPCM. Stamattina c'è stata la cabina di regia presieduta da Draghi e poco fa, come dicevi, si è concluso l'incontro dei ministri Speranza e Gelmini, di alcuni esperti del CTS con le regioni. Per quello che abbiamo capito, il DPCM è quasi chiuso, ormai è veramente questione di ore, si sono limati gli ultimi dettagli. Una novità importante riguarda le scuole, perché secondo quanto si apprende dovrebbero sempre rimanere chiuse in zona rossa, ma anche laddove a livello locale l'indice di contagio è attorno ai 250 casi per 100.000 abitanti, quindi questa dovrebbe essere la novità più rilevante del DPCM, ma ormai manca veramente poco e lo scopriremo dal testo ufficiale. Grazie Rosa, non stavamo ovviamente scherzando, nel senso che quando tu avrai il testo del DPCM lo aspettiamo e lo racconteremo in diretta ai nostri telespettatori. Le varianti, ci ricordava Tiziana che è stata isolata la variante nigeriana, una di quelle potenzialmente più pericolose in Lombardia. In Lombardia si trova la nostra Elena Testi per fare il punto sulla situazione dei contagi, ma anche delle occupazioni dei posti letto di intensiva e di subintensiva. Elena, dove ti trovi? Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio Tiziana, io mi trovo all'ospedale di Magenta di fronte al pronto soccorso, perché è dal pronto soccorso che si vede l'inizio di quella che potrebbe essere la terza ondata. Vi do un dato, questa mattina 6 delle persone che sono entrate proprio qui dentro sono state ospedalizzate, 3 purtroppo hanno dovuto mettere quello che noi chiamiamo casco CPAP per poter respirare. I dati di oggi che arrivano dalla Lombardia, vi dico in anteprima che non sono
sono buoni, a fronte di pochi tamponi aumentano tantissimo le ospedalizzazioni non in terapia intensiva, ma aumentano anche le terapie intensive. Dai primi aggiornamenti sembrerebbe che solo nelle terapie intensive oggi, scusate, siano entrate purtroppo 30 persone, che sono numeri molto alti. Se il trend è questo, capite che la preoccupazione cresce sempre di più, motivo per cui si stanno creando tante zone arancioni rafforzate per cercare di contenere il contagio in questo momento. E i numeri che ci dà Elena sono purtroppo soltanto un antipasto, anzi una visione parziale, perché anche nel Lazio pare che il numero delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva sia destinato a crescere, quindi una situazione comune un po' a tutta Italia. E quindi che bisogna fare? Bisogna vaccinare, bisogna mettere in sicurezza chi è più fragile. Alessio Schiesari si trova a Roma, se non sbaglio, Alessio, sì, all'Istituto di Tumori IFO Regina Elena, perché lì si sta cominciando a vaccinare e a tutelare le persone più deboli. Esattamente, Alessio, siamo qui perché la campagna vaccinale nei confronti degli ultravulnerabili è partita da qui. E cosa vuol dire ultravulnerabili? Stiamo parlando di pazienti oncologici, ematologici o di persone con delle gravi compromissioni del sistema immunitario. Da un lato vaccinarli è una priorità assoluta perché si tratta di persone che hanno dei tassi di mortalità in caso di contagio da Covid-19 molto più alti rispetto alla popolazione normale. Da quell'altra però, patologia per patologia, si pongono degli interrogativi perché il vaccino è stato sperimentato su pazienti mediamente sani. E allora che cosa succede? Bisogna fare uno studio e andare a capire per l'appunto le risposte immunitarie di ogni paziente. Questo si fa qui, oggi cercheremo di capirne di più. Grazie Alessio, torneremo più avanti da te. Saluto Alessandro De Angelis, vice direttore di HuffPost. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio, bentrovati. Andiamo Luca subito sull'apertura di HuffPost in questo momento. Di un sito a caso ovviamente. Un sito a caso, l'ho scelto Post, così. Che è sull'iPad, apre in questo momento con una ventata di ottimismo. Il pezzo di Gianni Del Vecchio, l'Italia riparte da mattoni e bulloni, ci si concentra su alcuni dati positivi che vengono dalla meccanica, dal biomedicale, dall'edilizia. Io però Alessio ti faccio vedere il titolo a destra, ce lo diceva Rosa Praticò, sulla scuola il governo segue il CTS, oggi Draghi firma il DPCM. E mi dispiace per te che sei fan della serie Il Decreto, oggi Draghi pare proprio non parli. Ecco, tra poco Alessandro entriamo nel merito del DPCM, dei provvedimenti e dei compromessi che devono essere presi per regolare le nostre vite, però stiamo anche alla forma. Non ci sarà alcuna prosecuzione della serie Il Decreto, cioè Draghi non parlerà. Oggi abbiamo letto che avrebbe potuto parlare, si parla di una sua dichiarazione anche in un luogo simbolo del contagio e della pandemia. Al momento non dovrebbe parlare su questo DPCM, il primo della sua gestione? Al momento così sembra, così ci dicono, e questo sai è un punto secondo me molto delicato, sono d'accordo con te, che, con la tua attenzione, perché certo che non ci sia più, come l'hai chiamata, la serie televisiva, esattamente, o il Grande Fratello versione decreto, diciamo, quello va assolutamente bene, però insomma tra il silenzio e la propaganda, che è quello che abbiamo visto finora, ci sono ragionevoli vie di mezzo, e io credo che si porrà il tema e l'esigenza di un discorso pubblico e di un discorso al paese, no? Si può informare, si può comunicare, si può stabilire un rapporto limpido con il paese senza dover per forza fare la propaganda, essere ossessionati dal consenso, avere il culto della comunicazione sulla politica, però è necessario che quando si chiedono al paese nuovi sacrifici, nuove strette, evidente, lo avete detto in apertura, andiamo avanti, abbiamo di fronte un mese assolutamente difficile, le varianti, vi chiudono le scuole, beh insomma un discorso al paese secondo me è buona cosa. Lo fa anche la Merkel, diciamo, senza aver bisogno di Casalino, si può fare come la Merkel per esempio. La seconda citazione su Casalino era dritta, la prima era un po' sfumata, però l'avevamo intesa comunque. Sì, la Merkel parla, parla poco, dà messaggi però chiari e precisi, e vediamo se esatto. Anche a noi toccherà di sentire le parole del nostro Presidente del Consiglio. Rosa Praticò, dov'è Draghi in questo momento e che cos'ha in agenda?
Allora, Draghi come impegni ufficiali per oggi ha la partecipazione alla cerimonia dell'anniversario dei patti lateranensi, quindi a Palazzo Borromeo tra Santa Sede e Stato. Questo per quanto riguarda l'impegno ufficiale. Poi però, come sappiamo, il Presidente del Consiglio ci ha abituato a un tipo di comunicazione molto sobria e molto essenziale. Vedi quello che è successo ieri, abbiamo appreso che aveva visto Arcuri solo a cose fatte e poi è arrivata la nota della Presidenza del Consiglio che comunicava appunto la sostituzione di Arcuri con il generale Figliuolo come commissario straordinario per l'emergenza, quindi è sempre insomma da capire, in evoluzione. E Alessandro, intanto buon pomeriggio, è un piacere vederti anche se diciamo in una condizione diversa. Volevo chiederti proprio questo, no? Cioè, adesso io non lo so se Draghi parlerà, non parlerà oggi, secondo me parla perché sa che c'è in onda Tagadà e quindi verso le 3:30 fa una conferenza stampa, però al di là diciamo dell'orario che potrebbe anche slittare di qualche minuto, un messaggio forte e chiaro ieri Draghi lo ha dato, no? Ha cambiato la cabina di regia, ce lo ricordava Rosa, non c'è più Arcuri, c'è Figliuolo, ma non c'è solo lui, anche la protezione civile, insomma c'è stato un cambiamento da quel punto di vista. Ora era stato invocato il cambio di passo, bastano le persone o bisogna cambiare proprio ragionamento, cioè ritornare al punto che la salute viene prima? Innanzitutto ben rivista Tiziana. No, diciamo sta parlando con i fatti e i fatti sono assolutamente rilevanti e dici bastano le persone oppure bisogna affermare un principio e nomina sunt consequentia rerum, cioè i nomi delle persone sono conseguenza secondo me di un nuovo paradigma. Io ho letto dei commenti anche stamattina ironici sul fatto che arrivano i generali, arrivano i colonnelli. No, io invece credo che sia una scelta molto seria quella che ha fatto Draghi, perché sostanzialmente la logica che c'è è il ripristino dello Stato, ecco, viene ripristinata la catena di comando dello Stato attraverso la protezione civile e l'esercito sostanzialmente, no? Ecco, tutta la prima fase ci aveva avuto un'incertezza, ti ricordi, nella catena di comando, che non era solo il finale, diciamo, i banchi a rotelle, era proprio nella gestione stessa dell'emergenza, nel rapporto con le regioni, in questa costante polifonia. Ora Draghi ha chiamato a sé degli specialisti, dei professionisti, diciamo, ecco. E non è l'unico al mondo che usa le forze armate per dichiarare guerra ai vaccini, eh? Lo ha fatto il segretario generale della difesa americano qualche giorno fa, lo ha fatto Israele, diciamo, no? Perché dico nomina sunt consequentia rerum? Perché il problema in questo momento è la logistica. Ecco, e nulla meglio dell'esercito può garantire la logistica, mi pare abbastanza evidente. Per correre, per aiutarvi a capire anche in che modo bisogna correre, come difendersi dalle varianti, quali sono le linee di priorità sui vaccini, apriamo anche oggi i nostri telefoni, il professor Morrone, Luca dalle 4, ricordiamo i numeri. E noi prendiamo le telefonate allo 0601 90 80 96 e poi le domande che arriveranno su Twitter con l'hashtag all'esperto chiedo. Oggi è hashtag. Hashtag, cancelletto. All'esperto chiedo, andiamo in pubblicità, primo giro di riscaldamento fatto, torniamo con Alessandro De Angelis, Tiziana e Luca, vi aspettiamo. Di nuovo in studio, siamo in compagnia di Alessandro De Angelis, vice direttore di HuffPost. Tiziana, vi faccio vedere subito l'apertura dei siti, partiamo da Corriere.it, la notizia del giorno, il primo DPCM dell'era Draghi, scuole chiuse nelle zone gialle e arancioni se ci sono più di 250 casi. Ogni 100.000 abitanti resta il vincolo di chiusura, dovrebbe restare anzi perché il testo definitivo ancora non c'è, il vincolo di chiusura, dicevamo, per le zone rosse. Allora Alessandro, ti chiedo, io ho aperto oggi dicendo che secondo me la parola del giorno è sicuramente varianti, perché le varianti stanno cambiando lo scenario al quale assistiamo, no? E allora la prima domanda che ti faccio è se ci siamo preparati abbastanza, perché queste varianti ci parlano di un maggiore contagio, ci parlano del fatto che anche i ragazzi vengono contagiati, poi per fortuna sembra senza grandi problemi fisici, però certamente vengono contagiati anche loro perché il contagio
è maggiore. Primo, ci siamo preparati abbastanza, e secondo, così poi non ti interrompo, tu hai parlato di polifonia a proposito delle regioni perché sei un signore. Ecco, quella polifonia è sicuro che è finita? Allora, le varianti sono il problema, sono d'accordo con te, e spiega anche il perché si è chiusa la scuola, no? Ecco, il parere del CTS dice che queste varianti sono contagiose anche sui bambini da 0 a 9 anni, il che non era prima, e sostanzialmente andiamo verso una chiusura, no, una nuova chiusura delle scuole, perché insomma nelle zone rosse sono chiuse e nelle zone arancioni, dove ci sono 200 contagi per 100.000, l'Italia sta per diventare, sono 8 le zone, le regioni arancioni, 2 sono le rosse, nelle prossime settimane ci saranno altre regioni, quindi avremo un periodo di chiusura delle scuole, il che è un grande problema, qui c'è una generazione che sta subendo un danno enorme. È chiaro che siamo arrivati tardi, perché siamo arrivati tardi sulle varianti, siamo arrivati tardi sui vaccini. Ecco, noi sostanzialmente, lo ha detto non solo Burioni, lo ha detto anche Garattini, abbiamo perso 6 mesi di tempo. Mentre noi mandavamo, diciamo, i banchi a rotelle alle scuole chiuse, perché poi il paradosso è stato questo, gli altri paesi si attrezzavano, diciamo, per produrre i vaccini. Ecco. E questo ti spiega perché poi uno chiama, diciamo, il generale, diciamo, e l'esercito, perché è chiaro che adesso bisogna passare a una radicale fase di guerra al virus, cioè attrezzarsi nella produzione, nell'ottenere i vaccini, nel distribuirlo. L'unica via con le regioni allineate e coperte? Ah, certo, questa era la seconda domanda. Il disordine istituzionale, chiamiamolo così, il disordine istituzionale è stata la caratteristica delle prime fasi della pandemia, no? Al punto che a un certo punto noi abbiamo assistito a una sorta di federalismo virale, per cui alcune regioni chiudevano i confini, diciamo, pur non essendo un paese federale, ti ricordi, no? C'era De Luca che chiudeva i confini, quell'altro che li apriva, e è stato un periodo di gigantesco caos. Io spero che questa centralizzazione funzioni. Credo di sì, in linea di massima voglio essere ottimista, diciamo, anche perché, sai, essendo un governo, diciamo, di unità nazionale con una leadership forte che sta tentando un sistema di decentralizzazione decisionale, si sta facendo proprio per evitare quello, no? Cioè è al governo il nord, è al governo il sud, è al governo la destra, è al governo la sinistra, con una leadership forte dovrebbe poi, sai... No, perché adesso anche sull'Europa ci eravamo detti che adesso avremmo dato prova di unità, no? Però per esempio sui vaccini non mi sembra che marciamo con pari. No, lì la centralizzazione è andata diversamente bene, soprattutto per quanto riguarda il capitolo acquisti, tant'è che vi faccio vedere adesso il post.it, l'Unione Europea perde pezzi sui vaccini, Austria e Danimarca stanno prendendo accordi separati con Pfizer e Moderna, diversi altri paesi si stanno interessando a Sputnik e ai vaccini russi e ai vaccini cinesi, tra l'altro aggiungo che poco fa Matteo Salvini, il leader della Lega, ha detto l'Italia segua l'esempio del cancelliere tedesco Kurz e provi a percorrere la propria strada sull'acquisto di vaccini. E viene da dire, Alessandro, tutti uniti, l'Europa che abbiamo sognato, no? Sai, l'Europa su questa vicenda dei vaccini è esattamente il punto debole, no? Cioè, così come la risposta economica è stata all'altezza, perché c'è stato un reale cambio di paradigma, no? Uscendo dalla logica dell'austerità, quindi si è sospeso il patto di stabilità, il fondo SURE, il recovery, no? Quindi c'è stato, diciamo, la risposta economica, che non è banale, alla pandemia è stata un vero cambio di passo. Ecco, sui vaccini invece c'è una grave difficoltà, una grave difficoltà e che mette proprio in discussione anche questo mandato della von der Leyen, diciamo. Ecco, sui vaccini c'è mi pare una difficoltà enorme. Alessio? Avendo con noi il padre televisivo e giornalistico della mitologica creatura Nazareno Renzoni, passerei da un Matteo all'altro. Quindi passerei alla galassia. Te lo ricordi, eh? Certo che me lo ricordo. Eravamo giovani. Eravamo molto giovani, caro Alessandro. C'era ancora la povertà. Davide Faraone, Italia Viva, su Twitter poco fa. Ma quelli che però la casa di Renzi, però la rabbia, però i sacchetti bio, però la Lamborghini, però suo cognato, non hanno nulla da dire su una corrente della magistratura che dichiara bisogna stringere un cordone sanitario attorno a Matteo Renzi?
Qui Alessandro, se ti vuoi esercitare sull'Arabia Saudita, libero di farlo, perché evidentemente il tema tiene ancora a banco. Però diciamo, quello che colpisce è che di nuovo è sempre la polemica sia tra Renzi e i suoi ex alleati, come li vogliamo chiamare, Italia Viva, PD, 5 Stelle, erano tutti insieme e continuano a litigare, cioè niente di nuovo sotto il sole, mentre no, Zingaretti paga. Ecco, mi verrebbe da dire questo pensando ai sondaggi di Mentana. Il sondaggio di Mentana è una vera notizia, diciamo, il sondaggio di Mentana è una vera notizia perché i 5 Stelle che diventano il secondo partito dopo la Lega recuperano prendendo 4 punti al PD grazie alla leadership di Conte. Non ci voleva un genio, diciamo, a prevedere che se definisci uno il punto di riferimento dei progressisti europei, poi i progressisti italiani lo votano, no? Ecco, cioè, poi se qualcuno uno ci crede, dici? Beh, certo, voglio dire, se uno si è allevato il becchino in casa e rischia poi di rimanere sepolto, diciamo, no? Ecco, cioè, c'è stato spiegato che quello che aveva governato con Salvini è il punto di riferimento dei progressisti europei, che è la carta fondamentale, diceva Bettini, la carta decisiva, questi erano gli aggettivi che si usavano, che bisognava stare al governo con lui o Conte o morte. E poi ci sta pure che un pezzo del tuo popolo, dopo che gli hai spiegato che è cotanto condottiero verso il sol dell'avvenire, lo segue, non è che ci vuole, no? Ecco. Ma io credo che al fondo nel PD sia partito un dibattito abbastanza strampalato, cioè il problema no, è con tutta evidenza non è alleanza sì o alleanza no, è chiaro che il tema dell'alleanza con i 5 Stelle c'è dopo che c'è governata assieme, andrebbe anche costruita nei comuni dove si vota, eccetera. Il problema è alleanza come e soprattutto l'alleanza non può essere un tema per non parlare di chi sei tu, della tua identità, di quello che vuoi, della tua idea di società, perché prima bisogna definire chi è uno e poi con chi va per realizzare i suoi obiettivi, così questo dice la logica. Mentre si parla dell'alleanza sì, alleanza no, il che è un modo per eludere la discussione di fondo, cioè su che cos'è la sinistra oggi, ai tempi della pandemia, l'identità e il suo rapporto con la società. No, altrimenti no? Mi pare che il tuo ragionamento porti dritto alla donazione d'organi, cioè o tu stabilisci chi sei e come curi te stesso oppure vai a fare donazione più che di sangue d'organi ad un certo punto. Alessandro, è sempre un piacere parlare con te. Piacere mio, a presto. Grazie ad Alessandro De Angelis, ti leggiamo e ti vediamo presto. Apriamo i collegamenti con gli altri ospiti, è già pronto il collegamento col professor Pregliasco, virologo, dirigente sanitario all'ospedale Galeazzi di Milano. Ben ritrovato professore. Eccoci qua, un piacere come sempre. Eccoci. Anche per noi, saluto Daniela Preziosi, firma politica di Domani, congiunta emerita di questo programma. Ben trovata Daniela. Ben trovati a voi, a tutti e tutte, i amici vicini e lontani, diciamo. Esatto, vicini, amici vicini e lontani ci piace. Ciao Daniela. Sì, era sempre dei tempi in cui c'era ancora la povertà, non è proprio una citazione di questi giorni. L'abbiamo colta. Claudio Brachino ci raggiungerà tra poco. Luca Sappino, dalle 4 arriverà anche il professor Momento Morrone per rispondere COVID. Esatto, alle domande dei nostri telespettatori. 01 90 80 96 e su Twitter cancelletto all'esperto chiedo. È comparsa Rosa Praticò, quindi abbiamo il testo del DPCM. Rosa. Non ancora, però accidenti, posso darti qualche anticipazione, nel senso che sono confermate le misure più restrittive per quanto riguarda le zone rosse, ci dovrebbe essere la riapertura in zona gialla dei teatri e dei cinema a partire dal 27 marzo, come aveva chiesto il Ministro della Cultura Franceschini, e soprattutto ci dovrebbero essere delle novità per quanto riguarda la didattica a distanza, perché la chiusura delle scuole dovrebbe esserci nelle zone rosse sicuramente. E poi dovrebbe scattare a livello locale, come appunto aveva chiesto il CTS, laddove ci sono 250 contagi per 100.000 abitanti. Sappiamo che questo era stato un punto divisivo ieri nella cabina di regia, proprio perché il ministro Bianchi, il ministro dell'istruzione, aveva detto che se si chiudono le scuole bisogna chiudere, laddove c'è quella soglia, anche i centri commerciali, anche i negozi, e invece per una linea più aperturista
intervista erano appunto il ministro Maria Stella Gelmini degli affari regionali e il ministro dello sviluppo economico. A questo punto si sta insomma cercando la quadra, a quanto pare manca veramente poco. Tra l'altro ti dico, notizia veramente dell'ultima ora, che dovrebbe esserci più tardi, intorno alle 18:45, una conferenza stampa del ministro Speranza, del ministro Gelmini, insieme a Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio per illustrare i contenuti del DPCM, quindi discontinuità rispetto alla linea del governo Conte. Draghi non dovrebbe parlare oggi, questo no, mi è stato confermato. Vediamo, io ancora non ci credo. Neanche io. In ogni caso sentiremo la spiegazione sul DPCM, ma intanto che arriva il DPCM e Rosa ci aggiorna via via di quello che è possibile sapere fino a questo momento, professor Pregliasco, io vorrei alzare lo sguardo, no? Provare ad andare oltre l'Italia, perché ho sentito parlare di un passaporto. Il passaporto che consentirebbe di essere liberi, se ne parla in Europa. E chi è che può avere il passaporto? Lo possono avere, se ho capito bene, quelli che sono stati vaccinati, quelli che hanno già avuto il Covid e anche quelli che hanno un tampone negativo. Adesso io ho alcune curiosità, perché qualche perplessità mi è venuta. La prima curiosità è rispetto al tampone negativo. Io avevo capito che se oggi sono negativa, cioè se ho già un tampone negativo, certo, questa è la fotografia di questo momento, ma domani potrebbe non essere così, è corretto? Assolutamente sì, io credo che questo terzo parte rende, diciamo, molto, come dire, volatile il passaporto, perché sappiamo che c'è una finestra che addirittura arriva a 72 ore dal momento dell'infezione alla positività, quindi io credo e vedrei positivamente il passaporto per il guarito barra il vaccinato, che comunque sia, seppur anche noi o vaccinati o guariti, in qualche modo sappiamo che è una protezione un po' caduca, perché presumibilmente sono circa 6 mesi dalla guarigione e vedremo meglio, ma anche qui ipotizziamo una copertura simile anche per il vaccinato. Quindi, però 6 mesi è un periodo più ampio e può permettere un viaggio, certo, di lavoro piuttosto che una vacanza. Però lei dice, professore, siamo coperti, io vengo vaccinata e sono coperta presumibilmente per 6 mesi, ho avuto il Covid e presumibilmente sono coperta per 6 mesi. Facciamo pure conto che questo tempo sia il tempo sicuro, no? È sicuro da quale punto di vista? Cioè è sicuro che io non mi ammalerò, ma è altrettanto sicuro che io non sarò un veicolo del virus? Ma allora, la registrazione dei vaccini per una scelta di, diciamo, di risultato è stata quella di dimostrare che la persona non si ammala e soprattutto non ha le forme più pesanti. Questo, diciamo, è l'autorizzazione burocratica, adesso non so se riesco a spiegarmi, ma sì, non hanno, sì, fatto anche quella che invece da studi successivi ci viene detto che anche difende dall'infezione. Quindi proprio perché nella pianificazione degli studi clinici bisogna definire prima i risultati attesi e poi verificare se ciò che si è immaginato. Quindi le aziende, per arrivare a una registrazione rapida, hanno voluto gestire, in accordo con gli enti regolatori, un obiettivo più facilmente raggiungibile, e lo stesso è stata anche la scelta della doppia dose, perché in qualche modo garantire. Quindi al momento noi non sappiamo esattamente se il vaccinato è o non è veicolo? Allora, burocraticamente no, o meglio nel bugiardino, nella scheda tecnica non è scritto questo aspetto. Studi ulteriori sul campo, in quella famosa fase 4, quella in cui siamo, perché abbiamo imparato, okay, tutti che c'è una fase 1, 2, 3, poi la registrazione, ora manca questo aggiornamento ai virologi, diciamo da bar, che ci vuole anche, e c'è, è normalmente prevista per tutti i farmaci e vaccini, la quarta fase, cioè la messa a punto e la precisazione alla luce delle esperienze. E oltretutto, in questo caso, essendo state autorizzazioni sotto condizione per uso emergenziale, era proprio previsto che ci siano delle valutazioni. E quello che sembra ad oggi è che effettivamente la vaccinazione rende sterili, o meglio rende, diciamo così, non contagiosi. Questo è un elemento
che dovrà essere però confermato in modo oggettivo attraverso il passaggio. Ce lo stiamo acquisendo, non siamo certi al 100%, ma gli studi dimostrerebbero che. Esatto, perfetto, questo è l'elemento. Okay. E io credo che questo serva soprattutto, il passaporto, io lo vedo come, tra virgolette, costrizione verso questo, cioè se vuoi andare allo stadio devi avere il passaporto, perché è una questione che stavo discutendo con i colleghi poco prima di collegarsi, proprio rispetto a che facciamo con i nostri colleghi che non si vogliono vaccinare, perché a questo punto è già un problema, perché anche noi, non tantissimi, la gran parte si è voluta vaccinare, però è cosa risentita che ci sono. Sono idonei, non sono idonei? Noi continuiamo a dire per ora, visto che non è obbligatorio, le persone devono proteggersi, devono usare i protocolli, i dispositivi di protezione individuale, se vogliono acquisiscono. Però rimane un dubbio del datore di lavoro che li espone sapendo che potrebbero essere più a rischio di altri, anzi non del datore di lavoro ma però, del medico. Però diciamo che è un tema che non ci riguarda, perché noi, come abbiamo ripetuto più volte, aspettiamo solo di vaccinarci, però capisco il dubbio che pone il professor Pregliasco, no? Quelli che il vaccino lo vogliono fare, allora il passaporto potrebbe essere anche una soluzione che invoglia a fare il vaccino, perché il passaporto ti consente di fare cose che altrimenti non faresti. Alessio? È brutale, ma per parlare di passaporto, come dicevi tu, dobbiamo avere i vaccini, dobbiamo avere le dosi, serve quella forte discontinuità di cui sentiamo spesso parlare, quel cambio di passo. Dal punto di vista politico e gestionale c'è stato un cambio di passo. La notizia che ieri si è mangiata tutte le altre, ve l'abbiamo data in diretta, la sostituzione del commissario straordinario Domenico Arcuri col generale Figliuolo. Noi abbiamo messo insieme una Arcureide, credo si dica così, Luca, se siete d'accordo. Vediamo che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, come si è proposto il commissario Arcuri. Lex. Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani emettono sentenze quotidiane, ma non lo farò. Ci avete scritto dicendo che avete ordinato questo tipo di siringhe perché anche consigliati dai pareri del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'azienda produttrice, nel caso di specie Pfizer. Ma lei è più contento di farsi vaccinare da una siringa più performante o da una meno performante? Sarebbe davvero meglio poter dire che i ritardi dipendono da noi, come qualcuno non perde l'occasione di insinuare. Abbiamo lanciato la call per chiedere a 3.000 medici, a 12.000 infermieri di andare a popolare questi fiori, queste primule che saranno nelle piazze italiane e dove tutti coloro che lo vorranno potranno andarsi a vaccinare. Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini, intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte. Fin quando durerà l'emergenza ci sarà un commissario straordinario all'emergenza, poi se continuerà ad essere Arcuri o qualcun altro, questo ce lo diremo vivendo. Ed è evidente che non è rimasto come commissario Domenico Arcuri, ci ha raggiunto anche Claudio Bracchino, collega, anche lui un altro congiunto di Tagadà, ben trovato Claudio. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Allora parto da te, chiedo alla regia di farmi vedere un po' di tweet che sono arrivati ieri, perché abbiamo dato la notizia e sembrava che alcuni leader politici avessero il messaggio già prescritto, mancava soltanto di schiacciare l'invio, Salvini, Renzi, a festeggiare, brindare. Ora stiamo vedendo Salvini, ma anche Renzi ha stretto giro a twittato, Sappino non sapeva più come raccapezzarsi perché ne arrivava uno dietro l'altro. E ti chiedo, Claudio, era inevitabile la sostituzione di Arcuri ed è un punto per Salvini e un punto per Renzi, che erano stati tra i primi a chiedere alla nuova gestione governativa di cambiare passo e cambiare persona? Io penso, premetto che mi diverte di più essere critico, come sono stato spesso anche qui da voi, con le persone quando sono nella loro funzione. Oggi c'è il diritto un po' quello è rispetto di quello che è stato rimosso, diciamo così. Io credo che sia un punto a favore degli italiani, e cioè nel senso che non la metterei sempre in politica. Io penso che Draghi abbia dato quel segno
di discontinuità che tutti chiedevano, lo chiedevano tanti politici, ma lo chiedeva l'opinione pubblica. Alcuni ha fatto errori, secondo me, non perdonabili, non tanto sulle questioni su cui c'è un'inchiesta, io sull'inchiesta anche qui non metto bocca, faranno il loro corso, non voglio interferire. Sì, anche perché non è indagato. Un'inchiesta parallela mia giornalistica, questo per essere chiaro come metodo. Però, diciamo, nella nostra epoca liquida, se mi permetti di fare la chiusura rapida, c'è il rischio di passare dal potere al nulla, al carcere in Italia in poco tempo, no? Però l'errore più grave, secondo me, è sui vaccini. È la storia dei vaccini che non ci sono, anche se nel merito stretto non è una responsabilità di alcuni, perché noi come governo e come paese ci siamo affidati al sistema Europa, però viene fuori sempre di più, anche dalle poche cose che sono state fatte in questi giorni, che non c'è stata una programmazione, non c'è stato un piano vaccini. Allora, non c'è stato un piano vaccini, non c'è stato un piano pandemia. La seconda ondata ci ha trovato impreparati, la terza pure, non sappiamo cosa fare con le varianti, ora è arrivata anche la variante nigeriana. Cioè, sui vaccini però avevamo detto che non si poteva scherzare. I vaccini dovevano essere di più, dovevano essere somministrati. Ma dovevamo essere pronti più che altro, l'impressione che abbiamo avuto è che fossimo pronti, perché le primule Draghi non appena intervenuto le ha messe da parte. Abbiamo coinvolto l'esercito, infatti Daniela ti faccio vedere due foto, la prima è quella del generale Figliuolo, abbiamo imparato a conoscerlo, sarà lui l'uomo che si occuperà, un alpino, lo vedete qui, Francesco Paolo Figliuolo, un uomo che aveva esperienza diretta in contesti di guerra e ha contezza della gestione logistica militare, non soltanto. L'altra foto che ti faccio vedere è quella di Fabrizio Curcio, che guiderà invece la protezione civile, quindi c'è un altro cambio di passo. Lui è un uomo, lo vedete, di sistema, che ha molto collaborato con il capo della polizia Gabrielli, che adesso è sottosegretario. È questo il cambiamento, Daniela, che si aspettavano i leader e l'opinione pubblica? L'opinione pubblica forse sì, aggiungerei a questa doppietta che tu hai presentato, che voi avete presentato, anche il Gabrielli, cioè la responsabilità dei servizi segreti, che in questa vicenda qualche volta c'entra, insomma, nella vicenda logistica anche della pandemia. Quindi secondo me questo è il tridente che Draghi sicuramente ha preparato per far vedere il cambio di passo. Però voglio dire una cosa, siccome sono molto d'accordo con quello che diceva Brachino, che è facile essere forte con i deboli, certo Arcuri non è mai stato debole, non si è mai posto, anche diciamo, perché continuerà ad avere il ruolo che in Vitalia ricopre dal 2007. Ma infatti, diciamo, gli incarichi che avevano erano oggettivamente troppi, non che, diciamo, era proprio troppi, era stranamente troppi. Infatti penso che oltre alle sue responsabilità, diciamo, gestionali, politicamente parlando, c'era anche il fatto che il governo e il Ministero della Salute si appoggiavano moltissimo sulla capacità che aveva Arcuri, per esempio, di trattare a brutto muso, per dirla, diciamo, in maniera non troppo giornalistica, per esempio con le regioni, per esempio con altri enti locali, per cui insomma si appoggiavano molto su un uomo che era forte. Però insomma noi misureremo i prossimi con lo stesso passo degli scorsi, per cui per esempio, no, adesso si apre evidentemente in Europa una discussione, forse un litigio anche con le aziende che non hanno saputo preparare abbastanza vaccini secondo quello che avevano trattato, firmato e promesso agli stati europei. Bene, quell'inizio di conflitto l'aveva fatto Arcuri, naturalmente in totale solitudine, e quindi noi gli avevamo dato un po' contro chiedendoci: ma fa bene a litigare con gli interlocutori che poi sono quelli che ti devono dare le dosi, nel senso di vaccini, sembra di parlare di sostanze vaccini meno serie, diciamo, quindi allora li misureremo nella stessa maniera. Dico un'ultima cosa, la questione dell'esercito, che ci sia un generale a, diciamo, sostanzialmente fare supervisione, a comandare, non è forse la parola giusta, l'esercito che distribuisce i vaccini, bene. Però forse bene soprattutto, cioè, come i militari che lavorano per il governo fanno sempre un po' un effetto un po', diciamo così, non sempre ti fa piacere,
forse è anche dovuto al fatto che invece l'esercito, quando doveva fare il suo lavoro di logistica fino adesso, non trovava benissimo le strade. Ci sono state dei rallentamenti che hanno... Ma tra l'altro non siamo l'unico paese che si è rivolto all'esercito, quindi non è un unicum il fatto che un paese in una situazione del genere ci si rivolga. Però l'aspetto che citavi tu della logistica è quello che può aver fatto la differenza nell'ottica di assegnare o meno, però... Esatto, scusa, mi posso dire una cosa? L'esercito nostro ha tantissimi, diciamo, meriti civili, anzi... Personalmente penso che quelli civili che sta ogni volta la presenza nelle emergenze, nelle tragedie, insomma così, è la parte, diciamo, fondamentale delle cose che fa l'esercito per questo paese. Certo, tra l'altro... Scusami Alessio, volevo solo dire una cosa, perché noi ci siamo ampiamente occupati di Arcuri e quindi forse è giusto anche che spendiamo una parola, no? Nel momento in cui Arcuri non è più il commissario straordinario all'emergenza, nel senso che noi avevamo aperto tutta una questione sulle siringhe, abbiamo visto nelle immagini anche nel servizio Schiesari, ora ovviamente non sono mai ma sono con le cose, no? Con gli atti rispetto ai quali si chiedono risposte che peraltro noi non abbiamo avuto, però la sensazione che resta ad oggi e che Arcuri abbia pagato un po' per tutti, nel senso che io ritengo che Arcuri abbia fatto delle scelte più o meno apprezzabili e che però non è che proprio abbia scelto da solo nel chiuso della sua stanzetta, no? E quindi è come se in qualche modo ad un certo punto Arcuri fosse diventato sacrificabile e infatti è stato sacrificato, no? Lo voglio dire da una trasmissione che pure ha chiesto conto ad Arcuri di una serie di cose, no? Di una serie di questioni. E poi c'è la politica però. Sì, c'è la politica anche perché, chiedo un telegramma a Bracchino perché poi è un filmato da farvi vedere. Quello che diceva Tiziana, Salvini aveva chiesto, e non solo lui per la verità dentro il centrodestra, che venisse sacrificato Speranza, non soltanto Arcuri. Aveva chiesto che cambiasse il ministro della salute, tant'è che si è collegato col TG di Enrico Mentana a poche ore dalla lista dei ministri, ha fatto il nome di Speranza, dubbioso. È stato sacrificato Arcuri, Claudio, perché non si poteva sacrificare Speranza? No, sul piano della lettura squisitamente politica ci può stare, perché sacrificare Speranza sarebbe molto più difficile in questo momento, e ha ragione Tiziana, invece in questo momento Arcuri è sacrificabile. Io credo però che questa lettura politica si ferma di fronte alla lettura pragmatica che credo che questo governo debba avere, perché guardate, se noi non ritroviamo i vaccini e ne somministriamo gli italiani entro due mesi, noi, considerando le notizie che arrivano sul piano scientifico, siamo veramente nei guai, altro che disoccupazione o ritorno alla normalità. E guarda, so che qui è rapidissimo, se mi hai chiesto un telegramma, cioè la politica c'entra secondo me per una buona percentuale e quindi il Premier tiene conto di alcuni equilibri nuovi, ma il sacrificio secondo me è pragmatico, non è neanche ideologico, diciamo, non ha nessuna paura ideologica dell'esercito, qui ci vuole gente capace. Noi abbiamo scoperto che sui vaccini non abbiamo avuto nessuna preparazione, non abbiamo investito nella ricerca, non abbiamo investito sulle industrie, non abbiamo semplificato le norme. Non voglio fare il culto dell'America, del Regno Unito, di Israele a secondo le varie visuali, ma guardiamo quello che hanno fatto gli altri, hanno lavorato un anno prima. Noi non abbiamo fatto nulla, siamo stati fermi ad aspettare il sistema europeo, che poi non ha funzionato a sua volta. E qui il difetto, ora bisogna fare un altro tipo di marcia. E Draghi lo sa, perché su questo si gioca la credibilità, prima di che sul recovery fund. Draghi medesimo, sui vaccini non si scherza. Guarda, in Emilia Romagna, una mia parente, non faccio i nomi, oggi ha 90 anni e ha preso il Covid. Ma ti pare che in Emilia Romagna, e dico come in un'altra regione, a 90 anni ancora non si è stati vaccinati? Queste sono le realtà, queste sono le notizie. A 90 anni in Italia oggi non si è stato ancora vaccinato, ma non è accettabile. Quando avremmo dovuto completare gli ultra 80 anni tra la fine di gennaio, il mese di febbraio e poi partire a marzo con tutt'altro tipo di iniziativa. Tra l'altro Speranza parlerà oggi, vedremo, perché potrebbe parlare anche Draghi, quindi seguiremo in diretta ulteriori aggiornamenti su conferenze stampa e dichiarazione ufficiale. C'è un tema però, che sulla rimozione di Arcuri quasi tutti hanno messo il cappello, sono stati pochi a dire no, per noi Arcuri andava bene. Anche nella maggioranza è stato diversamente difeso, diciamo, anche perché le anime della maggioranza hanno altri temi di cui occuparsi. Il caso Conte, per esempio, il fatto che Conte abbia detto sì, sono disponibile a diventare
l'uomo forte, l'uomo di punta del Movimento 5 Stelle, non è piaciuto e rischia di non piacere al PD, ci arriveremo anche con dei numeri. Prima però andiamo a vedere da quelle parti che succede. Il fatto che Conte sia leader dei 5 Stelle sia un elemento molto importante, un elemento di grande chiarezza nel sistema politico italiano. E dovete trovare un altro federatore e anche la linea Zingaretti così decade, no? Conte, capo politico dei pentastellati e non più federatore di una coalizione a tre PD, Leo, Movimento 5 Stelle, cambia le carte in tavola. Se la mossa di Grillo pare la scelta giusta per rigenerare un Movimento 5 Stelle dilaniato, come rivelano i sondaggi che lo danno in risalita al 22%, toglie il cavallo su cui aveva puntato tutto Zingaretti e mette in discussione la linea delle alleanze. Dal 2018, con le scelte che abbiamo fatto, il Partito Democratico ha cambiato in meglio la storia della Repubblica Italiana. Bene discutere, guai ad allontanarci dalla vita delle persone. In direzione, ieri il segretario è fermo, difende la linea e ribadisce l'idea di un PD forte ma con legami, perché senza non si va da nessuna parte. Perfettamente ragione, col 20%, ma forse pure il 25%, non governi questo paese. Il segretario ha appaltato le scelte del partito a Leo e al Movimento 5 Stelle o l'identità del PD è stata chiara in questi mesi? La seconda che ha detto. Una buona cosa se il presidente Conte, che ha dimostrato di avere una certa capacità e abilità anche nel gestire passaggi politici complicati, dedica la sua futura attività a rafforzare quel movimento. Dovremmo combattere la destra, il Partito Democratico, perché non deve dialogare con 5 Stelle, con Conte, anche perché abbiamo governato bene insieme per un anno. Partito non è una barca che affonda o a rimorchio di altri. Chi l'ha ridotto in minimi termini è qualcun altro. Non mi pare proprio che ci sia stata subalternità. No, la subalternità c'è stata quando nel 2018 il Partito Democratico era ridotto ai minimi termini e isolato. Per colpa di Renzi, quindi? Lì il Partito Democratico è stato il più subalterno della sua storia. Zingaretti si dice pronto a discutere in assemblea, ma il cambio di segretario ha una data certa, il 2023. Il segretario ha chiaramente detto che le prossime primarie saranno nel 2023. Quindi chi critica si deve mettere l'anima in pace, diciamo. Abbiamo detto che discuteremo in una fase nuova. Lei ha visto un PD a rimorchio degli altri partiti, di Leo, no, di 5 Stelle? No, abbiamo contribuito anche alle trasformazioni degli altri partiti. Ma il Movimento 5 Stelle presenta Conte, voi, il vostro leader, sì, come si potrebbe trovare? Come nel centrodestra, il partito più votato? Lei si sta già occupando delle elezioni politiche che dovrebbero essere fra un paio d'anni. O con le primarie? Ci sono ben altre emergenze adesso dell'Italia. Ma questo potrebbe essere uno scenario futuro, no? Sì. Se immaginate che la coalizione viva ogni anno ha la sua pena. Problema Daniela Preziosi, che adesso va ridisegnato il punto di equilibrio, perché Conte doveva essere, avrebbe dovuto essere il punto di sintesi, il federatore, adesso è allenatore, gioca, allena una squadra, quindi è diverso. Ha una cosa buona e giusta, e cioè anziché fare esplodere i 5 Stelle e regalarli, diciamo, non so, non sappiamo a quali mondi, cerca di fare un principio di unitario di un partito, un movimento, poi si offendono se si chiamano partito, ma hanno più vabbè, ma adesso loro, Conte ha detto, ha fatto capire che non è un tabù la parola partito, quindi era ora, prima c'era la Prima Repubblica, insomma, meno male, insomma, comunque prima o poi l'amore arriva, benissimo, va benissimo, si migliora sempre. E credo che sia fondamentale adesso che Conte faccia questa cosa. Del resto, se adesso non voglio fare le difese d'ufficio di leader che si sanno difendere perfettamente da soli, ma se in quel periodo Zingaretti e il Partito Democratico in generale non avessero ottenuto i legami fortissimi con Conte, con questo principio unitario che avevano i 5 Stelle fuori da se stessi, cosa sarebbe successo? Come sarebbe esploso? Invece in questo momento c'è una serie di forze politiche piccola, che sono il Partito Democratico, i 5 Stelle, l'EU, Sinistra Italiana, che insomma circola intorno a questa cosa, che comunque mantengono un principio, diciamo, unificatore. E il giorno che si andrà al voto, probabilmente l'alleanza di centrosinistra ripartirà da qui. Poi, per chi sarà il leader,
Se è proporzionale, il tema non si pone, il leader sarà il capo del partito che prende più voti. E del resto, a questo punto, il Partito Democratico finalmente ha una... Però diciamo, con i voti siamo messi anche qui, non siamo messi benissimo, perché ieri il TG di Mentana ha sganciato la bomba. Luca Saffino, facci vediamo, un po' vedere un per il PD non situazione. Incoraggiante per Nicola Zingaretti, sì, ce l'abbiamo in grafica di SVG. Ricordiamo, è un sondaggio che sonda il Movimento 5 Stelle con l'eventuale guida di Giuseppe Conte. Il primo partito resterebbe la Lega al 22,3%, ma il secondo partito sarebbe proprio il Movimento 5 Stelle di Conte con il 22%. Un balzo di 6,2 punti rispetto a un sondaggio che non prevede il nome di Conte nel simbolo. Quel posto, il posto di secondo partito, sarebbe il posto del Partito Democratico, che tra i partiti è quello che perde di più, perché perde 4,3 punti percentuali tolti da Conte, dalla leadership di Conte, e diventa quarto partito dietro addirittura Fratelli d'Italia col 16,1%. E sull'internet immagino il giubilo degli esponenti del Partito Democratico e insomma... Assolutamente, ti faccio vedere un sintetico Orfini, tanto per cominciare, che twitta la schermata con il sondaggio di SVG per la 7 e scrive... senza commento, non servono altre parole. È invece un po' più loquace, Tiziana, ti faccio vedere anche Arturo Parisi, che è un po' più loquace e va dritto al punto. Fondatore del Partito Democratico, PD, continua l'irresistibile avanzata della linea Bettini-Zingaretti con in testa Conte, il fortissimo riferimento di tutti i progressisti, secondo l'astuto disegno egemonico, ma alla guida di un partito concorrente col PD. Bracchino, Tiziana diceva epitaffio, Parisi ci è andato giù ancora più duro perché l'ha pure commentata, diciamo che la traduzione numerica è abbastanza scivolosa. Senza commento, meraviglioso, devo dire. È molto bello sì, l'understatement, però qui dobbiamo provare a far dire qualcosa. Guarda, io mi affido ai numeri che mi piacciono tanto, prima vi sentivo nel servizio il punto più basso di subalternità nelle elezioni del 2018, beh, nel 2018 il PD... che arrivava lì, insomma, con il duo Renzi, diciamo, Gentiloni, e insomma, ha fatto il 18,9. Il sondaggio ieri lo ha 14. Allora, prima, uno è un voto reale, uno è un'intenzione, ovviamente, perché i sondaggi, con tutto rispetto, bisogna prenderli, diciamo, con le pinze. Ma se fosse vera, fosse vera questa divaricazione, vuol dire che in due anni, sostanzialmente, il Partito Democratico ha perso, rispetto alle urne, quasi 5 punti. Beh, insomma, 4,5 punti. Beh, una riflessione penso che vada fatta, no? Una riflessione va fatta, anche perché se sono veri i sondaggi sempre per Conte, quel partito lì che nasce, si chiama partito, bisogna chiamarlo così, inutile usare altre definizioni incomplete o inadatte, diventa di fatto il leader di quello che rimane di un mondo, chiamiamo, di centrosinistra. Non è più il PD poi il leader di un insieme di valori. Passano dall'altra parte, con un miscuglio di ambientalismo, di cattolicesimo di sinistra, eccetera. E quindi effettivamente è uno sconquasso questo sondaggio, altro che il voto del 2018. Quel 2018 era ancora delle meraviglie, ricordando che poi il PD è finito a governo per una crisi di governo aperta nel 2019, non perché è stato votato da qualcuno, dobbiamo ricordarlo. Quindi mi sembra, e chiudo, che un congresso del 2023... per capire l'identità, la grammatica dei valori, dove si va e con chi ci si va, mi sembra un po' troppo lontano. Rischiamo poi di rivedere il segretario del Partito Democratico alle prese, non ne volevo parlare, con la critica televisiva. Non ne volevo parlare perché vengo da quel mondo, quindi è scorretto. No. Insomma, anche come critico televisivo. Professor Pregliasco, non ci siamo scordati di lei. Credo, Alessio, che se Luca ci aiuta... io farei vedere come siamo messi con i vaccini, perché prima qualcuno diceva ogni anno la sua pena, qui ogni giorno la sua pena. Sì. Luca, ce l'abbiamo i vaccini e le regioni? Ci aiuta il sito di La 7, diciamo, più che io, fa tutto il sito di La 7 che aggiorna i dati sulle dosi consegnate e quelle somministrate. Le dosi consegnate sono 6.542.000 e spicci, le dosi somministrate 4.434.000. Interessante è vedere la colorazione della mappa regione per regione. La Lombardia, che vedete scura, è perché ne ha somministrate molte, 686.000, sono però poche, pochine, il 63% più bassa rispetto alla media
nazionale, che è del 67% rispetto alle dosi consegnate. Ne hanno somministrate 686.000 su 1 milione di dosi consegnate. Vi ricordo che la media è 67%, la media nazionale, e che ci sono regioni tipo la Campania che sono al 75% di somministrazione rispetto alle dosi consegnate. Infatti uno dei punti, Luca, a questo punto sarà decidere se conservare le scorte o se invece passare alla somministrazione di una dose per il maggior numero di persone possibili. Adesso capiremo in che direzione vuole andare la nuova cabina di regia. Nel frattempo però arrivano anche notizie dalla Lombardia, giusto Alessio? È Bertolaso, c'è il caso Bertolaso sul sistema di vaccinazioni, giusto? C'è un virgolettato del consulente per le vaccinazioni in Lombardia che vi leggo testuale per non sbagliare. Fermo restando che medici, infermieri e personale dell'RSA devono essere vaccinati, ci sta che si facciano anche gli over 80, ma poi non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica. Perché il paese, dice Bertolaso, deve ripartire, quindi sotto con chi lavora, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar e ristoranti, insomma, via con l'Italia che lavora. E qui però, professor Pregliasco, diciamo sarebbe una rivoluzione, perché quello che avevamo capito fino ad ora era che il criterio anagrafico era la nostra guida. È una guida trasparente e oggettiva, perché il problema è un'equità nella distribuzione a fronte di una situazione che è paro paro quella dei dispositivi di protezione individuale, delle mascherine nella prima fase. Una difficoltà di avere queste dosi, così come le mascherine un tempo, l'affanno per acquisirle, e le varie egoismi a questo punto delle varie nazioni o di altre entità che vogliono arrivare prima, a fronte di un problema appunto oggettivo che io credo nel prossimo futuro si andrà a risolvere con l'arrivo degli altri vaccini disponibili che stanno arrivando, e forse l'EMA dovrebbe essere un po' più veloce nei passaggi burocratici, perché in fondo l'EMA o anche l'FDA americano non è che fanno studi sperimentali specifici, prendono atto e si documentano su, diciamo, dati un po' più ampi rispetto a quelli diciamo magari pubblicati sulle riviste scientifiche. Questo per esempio per quanto riguarda anche lo Sputnik, no? Che ha bellissimi articoli scientifici, ma non sono tutto il corredo di materiali e di dati. Che io dico che appunto è un problema di equilibri. Ritengo che però gli anziani devono essere quelli che vanno vaccinati, proprio perché arrivando a una protezione per loro ci sentiremo tutti più sereni rispetto a una quota di mortalità che abbiamo visto anche nelle nazioni dove sono riusciti a far meglio va ad abbassarsi, perché lo sappiamo, la mortalità e gli effetti più pesanti anche in termini di spesa sanitaria sono sulle persone più anziane con comorbidità. Ma anche per non mettere pressione sugli ospedali, professore, noi siamo ad esempio collegati con Magenta, Elena Testi è un ospite, di nuovo buon pomeriggio Elena, dove torna a salire il tasso di ospedalizzazioni in un clima di crescita e di corsa delle varianti. Elena. Buon pomeriggio di nuovo Alessio, io sono in compagnia di Nicola Mumoli, che è il primario della malattia interna dell'ospedale di Magenta. Noi l'ultima volta ci eravamo collegati da un reparto Covid vuoto, svuotato, perché finalmente si vedeva un contagio che diminuiva. Oggi siamo di fronte al pronto soccorso, e qual è la situazione all'interno dell'ospedale? Sì, buonasera a tutti, la situazione purtroppo non è bella, perché ricordo l'ultima intervista con Elena 2 settimane fa, eravamo quasi arrivati a chiudere il reparto Covid. Purtroppo da 14 giorni c'è una ripresa di ricoveri per malattia Covid-19 e ci stiamo attestando giornalmente circa a 7-10 ricoveri al giorno. Quindi sono stato costretto ad aprire un altro reparto e purtroppo le previsioni non sono buone, perché se il trend è in salita come si stanno vedendo i numeri, probabilmente dovremo fagocitare un reparto di chirurgia o di oncologia molto presto. Mumoli, buon pomeriggio, è sempre bello ritrovarla. Lei diceva giustamente, ci siamo visti un paio di settimane fa, per l'esattezza raccontavamo cos'era accaduto in questo anno, no? Ricordando quando è partita questa avventura, lei era molto turbato, molto colpito, però anche sollevato dalla situazione
in reparto e oggi siamo di nuovo a parlare dei reparti invece che si riempiono. Il fatto che in questo momento la Lombardia sia zona arancione, lei pensa che vi darà un po' di respiro? Io la penso leggermente in maniera diversa, perché io credo che il polso della situazione lo dia il pronto soccorso. E quando in pronto soccorso ci sono zero pazienti da ricoverare, e allora la situazione è abbastanza tranquilla. Quando invece iniziano a vedersi dei pazienti Covid nel numero di 4, 5, 7, io credo che sia a quel punto l'immediatezza di chiudere perché l'unica arma che abbiamo è veramente evitare l'assembramento. Ma dovevamo già chiudere prima, Mumoli? Dico cose forti, secondo me sì. Al primo appiglio della ripresa della pandemia, della virulenza del SARS-CoV-2, bisogna stroncare sul nascere la salita della curva. Lo so che dico cose forti, però credetemi, è passato un anno e risiamo appunto a capo, quindi la situazione è un po' scoraggiante effettivamente. Senta, state aiutando pazienti solo di Milano o anche della provincia in questo momento? Sì, siamo organizzati in maniera tale che effettivamente dalla centrale operativa dove c'è posto vengono accolti i pazienti, quindi noi recentemente abbiamo preso dei pazienti da Busto Arsizio in provincia di Varese e anche pazienti da Milano, quindi siamo attrezzati, siamo preparati a ricevere di nuovo la terza o il prolungamento della seconda ondata, però effettivamente siamo un po' scoraggiati, Tiziana, perché si vede in televisione il continuo assembramento della popolazione. E vorrei dire una cosa, prima il collega diceva bisogna vaccinare l'Italia che lavora. Io dico una cosa molto forte, bisogna vaccinare l'Italia che infetta. Siccome ci sono tanti giovani che sono irresponsabili e non hanno più la consapevolezza della gravità della situazione, io avrei tenuto gli anziani a casa, veramente, e avrei vaccinato chi è il vettore della malattia, cioè i giovani che fanno assembramento, che poi vanno a casa e infettano i nonni o i genitori o si infettano anche loro, perché questa ondata sta dimostrando che ci sono tanti pazienti anche giovani e gravi. Ma chi arriva in ospedale, per capirci meglio, no, Mumoli? Arrivano in ospedale sicuramente le persone che stanno peggio, almeno questo abbiamo imparato nelle precedenti ondate, le persone che stanno male, molto male, tendenzialmente hanno un'età avanzata. Ma in questo momento in ospedale arrivano anche i giovani? Rispetto alle due ondate precedenti stiamo vedendo un trend di giovani cospicuo. Ieri abbiamo intubato una ragazza di 30 anni che aveva solo come comorbilità il diabete e oggi sono arrivati col casco CPAP due 55enni per esempio, quindi l'età, la forbice dell'età si è allargata, continuiamo sì a ricoverare tanti pazienti anziani, ma ne giungono anche tanti di media età e di giovane età. Mumoli, quanto è stanco? Non la voglio usare questa parola. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire con tanta forza e tanto impegno. La stanchezza ne parleremo poi quest'estate, quando me ne andrò a mare, se tutto sarà finito. Quanto è arrabbiato? Tanto, perché ho visto in televisione veramente l'irresponsabilità dei liceali, dei ragazzi giovani che vanno a fare la movida. A me piange il cuore perché, ritorno a ripetere, sono loro
che poi tornando a casa portano il virus ai genitori e ai nonni. Quindi io lo dico per l'ennesima volta, se il vaccino è un problema a parte ci vorrà del tempo. In questo momento l'unica arma che abbiamo è evitare l'assembramento, quindi purtroppo mi sento di essere ripetitivo, ma lo dicono anche tutti, le mascherine, lavarsi le mani, evitare l'assembramento, ma lo diciamo, ma come vedete non funziona, quindi per questo io sono contento che ci sia un militare nell'organizzazione logistica proprio della sanità. In questo momento siamo in guerra, io sono un ex ufficiale di Marina e quando siamo in guerra non si scherza, quindi non posso prendere a schiaffi questi ragazzi, ma di sicuro ci penserei a vaccinarli, così evitano la trasmissibilità del virus. Grazie Mumoli, grazie sempre, perché insomma ci fa entrare nel suo ospedale anche con la sua emozione e con la rabbia e con la stanchezza, anche se lei non vuole sentir parlare di stanchezza. Professor Pregliasco, si era già parlato di vaccinare o non vaccinare i ragazzi, no? È chiaro quello che dice Mumoli, dice alla fine loro vanno in giro e lo portano dai nonni e lo portano dai genitori il virus. Ha ragione, effettivamente sono gli elementi di rischio, no? Gli anziani sono quelli che soffrono di più e in questo momento è stato scelto di proteggerli, un po' come il meccanismo della vaccinazione antinfluenzale, che è una raccomandata a tutti, ma diventa stringente per chi è più fragile. L'idea degli untori, perché a questo punto ha ragione, i giovani in questo momento che sono ancora più colpiti da queste varianti non hanno sintomi ed è questa la fregatura che li fa rendere, e ha perfettamente ragione, più irresponsabili. Lo sto vedendo proprio nelle famiglie degli amici di questa situazione che poi si trascina trasversalmente a tutti i componenti. A questo punto io spero solo che davvero la quantità di vaccini ci permetta in un tempo relativamente breve di poter veramente andare alla grande con un'organizzazione militaresca gestita a livello nazionale che a questo punto faccia vaccinare tutti e se solo questo sarà la soluzione rispetto alle percentuali. Io dico in questo momento salviamo soprattutto e cerchiamo di proteggere i più fragili in una condizione questo mi pare assai importante, i più fragili che non sono necessariamente solo gli anziani, perché ci sono anche le categorie delle persone particolarmente vulnerabili, particolarmente fragili, eppure su quelle insomma poi facciamo un approfondimento, però temo che Alessio stia per interrompermi. No, non volevo tanto interrompermi, ma quasi quasi vi interrompo perché siamo dalle parti del tassativo, quindi farei così, andiamo in pubblicità, saluto e ringrazio il professor Mumoli ed Elena Testi, gli altri ospiti restano con noi, buon lavoro professore, grazie. Buonasera a tra pochissimo, a riparliamo dei vaccini, entriamo nel vivo della gestione concreta della campagna vaccinale, tra poco. Di nuovo in studio sono con noi Daniela Preziosi, Claudio Bracchino e il professor Pregliasco. Tiziana, partirei da una foto che ci ricordiamo tutti perché era quella di Claudia, l'infermiera di 27 anni che è stata tra le prime a essere vaccinate, anzi la prima, era un po' il simbolo della campagna vaccinale che stava partendo allo Spallanzani, eccola lì, accanto a lei c'è il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, un uomo dell'esercito appunto, il generale Figliuolo, un riferimento che prima il professor Mumoli sposava perché ha detto siamo in guerra, ci serve un uomo dell'esercito, ci serve qualcuno che ben sappia come si affronta questo tipo di guerra, perché c'è anche una guerra sui vaccini. Vediamo Maria Grazia Gerina e poi coinvolgiamo gli ospiti. Alla fine è arrivato l'esercito, un cambio brusco alla guida della macchina che dovrà gestire l'uscita dalla pandemia. Fuori il commissario Domenico Arcuri, dentro il generale Francesco Paolo Figliuolo, che prenderà subito il comando del piano vaccini. Un generale di corpo di armata che in Italia e all'estero si è occupato di logistica sicuramente farà meglio del signor Arcuri.
È la terza mossa con cui Mario Draghi definisce la nuova strategia contro il virus. Appena insediato ha voluto accanto a sé l'ex capo della polizia Franco Gabrielli come sottosegretario ai servizi segreti e alla sicurezza. Poi ha messo un fedelissimo di Gabrielli, Fabrizio Curcio, a capo della protezione civile che nel nuovo piano vaccini dovrà essere il braccio operativo del commissario, insieme all'esercito che con Figliuolo ora avrà un ruolo centrale anche nella distribuzione e nella somministrazione. Non a caso il nuovo commissario continuerà ad essere responsabile della logistica dell'esercito e opererà alle dipendenze dirette di Palazzo Chigi. Un doppio ruolo strategico, obiettivo accelerare subito con le vaccinazioni di massa, prima che il virus prenda di nuovo il sopravvento, come da programma di governo. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. I ritmi attuali in linea con il resto d'Europa sono troppo lenti. Draghi all'ultimo Consiglio europeo ha chiesto alla commissaria von der Leyen di correre ai ripari. Le prossime consegne dovranno essere rispettate e adeguate alle esigenze. Ma quando e se i vaccini prenotati arriveranno davvero anche in Italia non saranno ammessi ulteriori ritardi. Al momento su 6 milioni e mezzo di dosi consegnate più di 2 sono inutilizzate. Impensabile andare avanti così e questo è il motivo per cui Draghi ha deciso di rivoluzionare il sistema messo in campo dal precedente governo affidandolo a 3 uomini in divisa. È anche il primo passo verso una gestione centralizzata dell'emergenza che vorrebbe lasciarsi alle spalle il braccio di ferro tra governo e regioni e le iniziative in ordine sparso. Iasco, prima Mumoli diceva è una guerra e allora ci sta il generale. Voglio sentire anche lei, è rassicurato dalla presenza del generale Figliuolo e anche dal punto di vista del medico, che giudizio ha lei dell'operato di Arcuri? Ma allora, io credo che bisognerà capire nella storia e chissà se si saprà quanto appunto è la problematica che io credo ci sia di difficoltà produttiva in una fase iniziale, quindi di un meccanismo che appunto spererei che sia stato trasparente, quindi ci sia una ridistribuzione con un criterio equo, quello che ci viene raccontato dall'Europa, di questi vaccini ad oggi scarseggianti. Poi è da capire se c'è un torbido, se c'è un negativo, se ci sono stati degli spostamenti da questo principio generale significativi. È chiaro che quindi in quella fase sicuramente chi c'era era sui carboni ardenti e ha dovuto prendere delle decisioni che mi ricordano appunto le problematiche con cui abbiamo anche insieme discusso nelle fasi iniziali, scelte che nell'emergenza sono state fatte e che poi a posteriori possono essere considerate tra virgolette errori, no? Quindi nell'emergenza io credo che sia veramente difficile, no, avere una risposta certa e sicuramente, no, senza errori, senza valutazioni che a posteriori evidenziano come quelle scelte fatte nell'emergenza non erano le migliori. Io avevo detto ancor prima di Draghi che, perché presidente dell'ANPAS, di una delle grandi realtà di volontariato che sono collegate con la protezione civile e con anche l'attività insomma istituzionale dell'esercito, noi eravamo nei disastri dei terremoti, è chiaro che la protezione civile era pronta su quegli aspetti e sono molto bravi, siamo molto bravi come volontari a collaborare insieme a Croce Rossa, Misericordia e Dipartimento di Protezione Civile sui terremoti, sui disastri che ci hanno colpito, per quest'Italia non ce ne ha fatti fare veramente tantissimi e siamo stati in prima linea. È chiaro che questa emergenza sanitaria è stata spiazzante rispetto al ruolo della protezione civile. Quindi mi pare però che il professor Pregliasco dica bene accelerare, dopodiché quando c'è un'emergenza è troppo facile dire quello che non ha funzionato, quando sei là magari fai anche degli errori ma lo scoprirai soltanto dopo. Mi pare che questa sia l'opinione di Pregliasco. Sì, io dico, questa discontinuità forse ci sta, nel senso che ora si può lavorare in un'ottica di un'organizzazione, di una pianificazione. Fabrizio Curcio, si può lavorare in un'ottica personale centralizzata. Ecco, Alessio, io sento che Pregliasco è pronto per fare politica, perché no, lui dico, ma è bravo a dire un po' qui, un po' lì, tutto a posto.
Sì. No, io la faccio, ma la faccio da volontario. Però in filigrana, come dicevi tu, appare il riferimento di Pregliasca a una volontà di gestire in modo più centralizzato, che era anche come si concludeva il pezzo della Gerina, anche perché Claudio Bracchino, noi l'esercito l'abbiamo invocato per i fatti più disparati. Mi viene in mente per esempio l'imitazione dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che con la neve diceva chiamate l'esercito. Adesso arriva l'esercito, viene per gestire un dossier che è molto complicato, ma per prendere a prestito un termine medico, abbiamo gli anticorpi per creare un sistema centralizzato davvero con l'aiuto di un militare? No, mi sembra di sì. Io credo che mai come oggi, proprio anche in questi minuti, in queste ore, questa parola esercito debba essere pulita dalla semantica. Infatti volevo fare un titolo, ma non so se Tiziana me lo permetteva nella conduzione da casa, non so se lo posso fare. Volevo fare dalle prime alle camionette. Proviamo. Dalle primule alle camionette, però sembra un po' un titolo anni 60, insomma, volevo dire, no, mette di fiori nei nostri cannoni. Adesso è tolto, vorrei appunto deideologizzare, però a parte gli scherzi e le provocazioni del titolo, la parola esercito. Quindi oggi abbiamo bisogno, in uno Stato democratico, con delle sospensioni della democrazia che tutti abbiamo accettato, però dei migliori in tutti i campi, quindi delle intelligenze di tutti, che siano dell'esercito oppure no. Si è discusso oggi, c'erano molti articoli sui giornali, ma il paese civile non aveva queste intelligenze, bisognava ricorrere all'esercito. Forse sì, forse no, ma nel momento in cui abbiamo chiesto la mano all'esercito, che ci accettiamo, lo dico senza delle paure recondite, perché poi mi sembra che Draghi abbia fatto anche altri cambiamenti, no? Allora anche il discorso della delega ai servizi segreti a capo della polizia in altre epoche probabilmente non ci sarebbe stato bene, avrebbe indotto delle paranoie o delle letture inconsce. Ma in questo momento sappiamo che dobbiamo centralizzare il più possibile in un governo democratico per risolvere i nostri problemi. È il valore aggiunto della logistica di cui pure prima parlava Daniela Preziosi. Però Daniela, rimane una pesante eredità del precedente governo, come diceva Paola Cortellesi quando imitava i politici ospiti nei talk show qualche anno fa, e cioè il rapporto tra il governo centrale e le regioni, perché quello resta intatto. Viene per esempio il riferimento a Solinas, al presidente della regione Sardegna, che è zona bianca, e che dice bisogna vaccinare le persone della Sardegna, bisogna procedere subito. Prima i sardi. Esatto, prima i sardi. Quello resta intatto. Tra i prima i sardi, la polemica di Bertolaso. No, secondo me anche quello un poco cambia. Intanto voglio dire che comunque, scusate, ma fino adesso l'esercito ha lavorato alla pandemia. Adesso abbiamo messo proprio a capo dell'unità. Lo stesso figliuolo ha lavorato nella gestione. Esatto, perché quando arrivavano in ritardo le mascherine, se lo ricordano alcune regioni che facevano polemica, poi stavano zitte, perché effettivamente c'era un problema di diciamo mancato passaggio tra protezione civile e esercito. L'esercito c'era già, e non sempre quello che prima cercavo di dire in maniera diciamo più cortese possibile, e assolutamente voglio rassicurare Bracchino, non ideologica, a volte non arrivava in muta, tant'è che ci sono delle battute famose di Arcuri, perché gli dicevano usa l'esercito, e Arcuri diceva sì, basta che mi garantite che le mascherine arrivino. Ma comunque io penso che benissimo che adesso al capo di questa del commissariamento nuovo ci sia una persona che conosce bene la macchina che deve usare, speriamo che conosca anche che funzioni, tutto il certo. Resto e che certo, però comunque sicuramente conosce questa maschera. Per quanto riguarda le regioni, il rapporto con le regioni, secondo me Draghi è anche questo, cioè è un presidente molto autorevole e non attribuibile al centro-sinistra, che i presidenti delle regioni, delle regioni soprattutto di destra, che sono la stragrande maggioranza, prima di mandarlo a stendere, come, scusate se lo dico in maniera così colloquiale, come succedeva sistematicamente nelle riunioni tra la conferenza delle regioni, il ministero, Palazzo Chigi, ci penseranno 100 volte, intanto perché adesso c'è il meccanismo del recovery fund che deve essere anche irraggiato dentro le regioni, quindi insomma c'è anche questa parte per cui un rapporto buono con il governo sarà sempre bene. Poi Draghi è molto autorevole, perché se
perché l'autorevolezza è anche un valore aggiunto dentro un governo. Se il presidente Conte diceva all'ultimo secondo, faceva dire all'ultimo secondo chi non doveva stare a casa, chi no, chi chiudeva, così era già un gran pasticcio. Io vedo che già a questo primo DPCM l'accoglienza che ha una parola più autorevole è un valore, non c'è niente da fare. Questo è una delle cose che secondo me metteranno più tranquillità nei rapporti che comunque sono conflittuali, perché sono conflittuali per via di materie concorrenti, per cui è chiaro che i presidenti di regione cercheranno sempre di essere protagonisti di questa vicenda, ma è chiaro che se c'è una cosa che ha Draghi è l'autorevolezza e il fatto che per esempio la ministra delle regioni stavolta non è un, scusate, avversario politico delle destre, che ripeto sono sì, non è che boccia governano del PD, ma la Gelmini, esatto, di Forza Italia. Ma Gelmini avrà un altro modo di discutere con i propri presidenti, insomma adesso sono tutte cose di politica che però probabilmente aiuteranno. È così, però scusami Daniela, siccome fra qualche minuto dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, io volevo far vedere a Pregliasco una curva che ci riguarda tutti, perché poi l'esercito, la protezione civile, tutto quello che possiamo immaginare fanno i conti con i vaccini che abbiamo o non abbiamo, oltre che con la nostra capacità di somministrarli. C'è questa simpatica curva che racconta di un'Europa praticamente schiacciata, professor Pregliasco, dove però l'Italia sta proprio in basso in basso. Luca, aiutami con i colori che io da casa li vedo, insomma, allora, diversamente bene. L'Italia è la seconda linea, se mi sbaglio, partendo dal basso. Ovviamente la linea invece che va più in alto è quella di Israele, siamo sopra l'80%. L'abbiamo fatto vedere, è un dato che abbiamo fatto vedere ieri, quello del, invece del Regno Unito che è al 30%, stiamo parlando di prima dose, e poi ci sono gli Stati Uniti. L'Europa è tutta in quel blocchetto a fondo classifica, tutti sotto il 10%. Professore, come se ne esce da quella curva lì e quanto è importante che, non dico raggiungiamo Israele, ma almeno gli Stati Uniti, non so. No, sicuramente un obiettivo iniziale è quello del 20-30% di popolazione, perché dai modelli matematici è quello che ci farebbe ridurre del 30% le ospedalizzazioni, del 70% la mortalità, quindi andando a concentrare soprattutto questo 30% nei più fragili, che è l'elemento appunto degli obiettivi. E di qui io credo che nell'arco di qualche mese, questa è un po' la sofferenza, che io temo che questa capacità di vaccinare in Italia, dal punto di vista realistico, considerando gli arrivi di Johnson & Johnson, dell'arrivo dei vaccini, in maggio possa essere realizzato. Questa è un po' la tristezza rispetto a quello che... Cioè bisogna tenere duro fino a maggio e quindi essere prudenti fino a maggio? Prudenti e stringere i denti fino a maggio. Questo così è una valutazione un po' da bar, se vogliamo, ma vedendo i dati, l'organizzazione, questa l'oliatura e soprattutto la disponibilità di vaccini con questo trend, a mio avviso non può purtroppo far altro che farci aspettare ancora un po'. E questo è un po' doloroso in una fase di una terza ondata dove potremo pagare davvero un prezzo ancora pesante in termini di mortalità, e questo mi inquieta. Sì, peraltro e mi già chi parla di quarta ondata, professor Pregliasco. Sicuramente saremo virus, già nella terza e dobbiamo preoccuparci di quella che arriverà a settembre-ottobre, no, se ho capito bene. Ma di fatto noi continuiamo, il virus fa il suo sporco lavoro, no? Continua, se trova persone ed è legato alla quantità di contatti che gli lasciamo fare in termini di singoli e delle disposizioni che cercano di costringerci a ridurli, e quindi a seconda del colore o della stringenza, diciamo, delle disposizioni di lockdown, noi regoliamo un rubinetto senza riuscire a chiuderlo o arrivare verso la chiusura, però di fatto io temo che ci saranno onde successive, un po' come il sasso nello stagno che via via in qualche modo nel tempo e nell'arco di alcuni anni ci porterà a convivere meglio, e dovremo pensare ai vaccini già, ed è questo
per colmare il gap che c'è ora, di fare vaccini per il richiamo fra 6-8 mesi con i virus modificati. Vabbè, io mi sono spaventato abbastanza, per fortuna abbiamo il tassativo, perché sono spaventato abbastanza. Professor Pregliasco, visto che ha una primula sul camice, la deve aggiornare, la deve far togliere, ora bisogna provvederemo a... Metta un Carrarmatino, sì, come suggeriva per chi. Esatto, uno di quelli di risico, lo metta qui accanto, lo attacchi con l'attac, con lo scotch, e poi dopo la prossima volta la ospiteremo con quello. Grazie al professor Pregliasco, grazie a Daniela Preziosi, grazie a Claudio Bracchino, ci vediamo tra poco, arriva il professor Morrone, tanti ospiti, vi aspettiamo. Di nuovo in studio, cara Tiziana, siamo fortunati perché abbiamo con noi oggi il medico più amato dagli italiani. Saluto il professor Aldo Morrone, direttore scientifico del San Gallicano. Ben trovato, professore. Grazie, buon pomeriggio. E Tiziana Ferrario, amica, collega, il suo ultimo libro Uomini, ora di giocare senza falli. Tiziana, ben ritrovata. Buon pomeriggio a voi, grazie. Ricordiamo, Luca, i numeri di telefono per parlare col professor Morrone, anche se c'è 06. La fila... Linee caldissime, esatto. Allo 06 01 90 80 96 e su Twitter, cancelletto, all'esperto chiedo, risponde Morrone. Oggi è il giorno quanto del... mi piace cancelletto. Perché siamo incerti tra perché hashtag è la tua lingua. E quindi facciamo così, facciamo anche il mimo, con esatto, dito, cancelletto. Oggi è il giorno del primo DPCM dell'era Draghi, Luca, tant'è che i siti aprono su questo. Corriere della Sera, come noi, ancora attende il testo, l'apertura al momento, scuole chiuse nelle zone gialle e arancioni, ci sono più di 250 casi ogni 100.000 abitanti, ma tutto ciò ce l'aveva già detto Rosa Praticò. Ma siete fortunati perché la 7 non vi lascerà soli nel capire il nuovo DPCM, seguirà la conferenza stampa del ministro Speranza e della ministra Gelmini, credo anche Enrico Mentana, intorno alle 6:30, 7:15, insomma, rimanete qui perché seguirete anche questo passaggio nel racconto della giornata. Noi stavamo parlando dei vaccini e ci eravamo lasciati con una domanda: come possiamo essere più efficienti nell'organizzazione dei vaccini, forse coinvolgendo per esempio i medici di famiglia? Succede in alcune realtà, succede nel Lazio, il pezzo di Martino Migli. Siamo stati al Trullo, nella zona sud-ovest di Roma, dove ieri il dottor De Lucia, assieme ad altri 35 colleghi della cooperativa di cui fa parte, ha iniziato le vaccinazioni con AstraZeneca dei suoi pazienti 65 anni. Speriamo che fini tutto liscio. Oggi è il primo giorno, no, di vaccini per tutti i medici. Tutti, quelli che hanno ricevuto i vaccini, è sempre lì la storia. I vaccini ancora non li stanno consegnando a pieno regime. Adesso stiamo andando alla farmacia di zona, la farmacia aziendale della ASL, a ritirare i vaccini che invece, come d'accordo regionale, avrebbero dovuto essere consegnati alle sedi dei medici, per cui noi ci dobbiamo sobbarcare, come vede lei, il bel traffico mattutino della Portuense. Ecco la sede della nostra ASL. Dopo un po' di attesa, ecco che finalmente gli vengono consegnate le fiale. No, grazie. Così, con la borsa frigo, con ghiaccio e vaccini, torniamo al poliambulatorio. Allora, questa volta me ne hanno date una per 4 medici. Lei mi dovrebbe dare, se siamo 36, 2 fialette a settimana, 72 fiale, che potenzialmente corrispondono a 720 persone vaccinate. Però bisogna vedere, perché il flusso non è che sia sicuro. Quante dosi faremo? Oggi sono previste 32 o 33 persone. Ora De Lucia dovrà preparare le dosi da iniettare ai 33 pazienti. Le famose siringhe di precisione, su cui va innestato l'ago. Buco, ne preparo 10. No? Alle 10.30 in punto i primi pazienti iniziano ad essere vaccinati, mentre all'esterno c'è chi è in fila per l'accettazione e chi già per il vaccino. In attesa che lo Stato fornisca proprio il cosiddetto passaporto vaccinale, abbiamo ideato un nostro padroncino. Il dottor De Lucia continua per 2 ore a coordinare la sua equip, sapendo anche quando è il caso di smorzare i toni. Che numero hai beccato tu? 30? Sei arrivato tardi, hai dormito, eh? Ma che domani così? Quante vergogne! La giornata scorre senza intoppi.
vaccinando tutti e 33 i pazienti previsti. Vedendo quello che è successo oggi come prima giornata, capisce quanto noi, quanto potenzialmente possiamo raggiungere come persone. Oggi sono arrivate 4 fiali in totale, noi siamo 36. Quando saremo sicuri di avere più vaccini potremo fare molto, molto di più. Se funziona il portale per poterli registrare, allora noi in settimana sicuramente faremo un altro paio di sessioni. Per poi arrivare alla settimana prossima, ripeto, se abbiamo le fiale tutto, a tutti i giorni. E se non capiscono che devono investire sulla medicina generale e farla lavorare a squadre come noi, non si avrà quel cambio di passo che bisogna avere. A professor Morrone, intanto l'immagine del suo collega, del medico di famiglia con la borsa frigo che deve andare in giro, poi prepariamo la scorta, poi pensiamo a dotarli di tutti gli equipaggiamenti e vediamo come invece sono costretti ad andare in giro. Poi io ho segnato un numero che ci hanno dato, 4 fiale, siamo 36. Allora le chiedo, è un problema di mancata organizzazione preventiva e quindi di mancata preparazione nel coinvolgimento della famiglia o è solo un problema di mancanza di dosi e allora si fa di necessità virtù? Abbiamo un problema di mancanza di dosi, abbiamo sempre detto che il problema non è trovare il vaccino che abbiamo trovato, ma organizzare bene la vaccinazione. Complimenti ai medici che comunque stanno lavorando in maniera incredibile, straordinaria, con un ottimo rapporto poi di fiducia con i pazienti. Quindi loro contrastano effettivamente la pandemia attraverso la vaccinazione e attraverso poi l'esecuzione dei tamponi per capire chi è positivo e chi no. E professor Morrone, intanto buon pomeriggio. Quanto mi manca il professor Morrone, la prossima volta appena torno in studio viene in studio anche Morrone. Ma puoi chiamare 0601 90 80 96. Ti facciamo intervenire. Chiedo. Sì. No, professor Morrone, le volevo chiedere in merito proprio ai vaccini. AstraZeneca, la notizia arriva dalla Scozia, dove 500.000 di persone è stato vaccinato con AstraZeneca. I dati ci dicono che si è avuto una riduzione delle ospedalizzazioni del 95%, il che vuol dire che la vaccinazione poi incide in maniera diretta sulle ospedalizzazioni. Certamente, certamente. Noi abbiamo deciso di partire, per esempio, il nostro istituto, tra l'altro vaccinando anche tutti i pazienti, oltre al personale sanitario che avevamo già fatto, perché la vaccinazione riduce l'ospedalizzazione, soprattutto in terapia intensiva, e devo dire profondamente che risparmia la vita soprattutto delle persone malate. Quindi se noi riuscissimo a vaccinare, elimineremo o ridurremo nettamente il numero delle mutazioni e ridurremo nettamente la diffusione del virus e avremo possibilità quindi negli ospedali di curare anche gli altri malati. Ma per avere più dosi... Però siccome lei è un congiunto di tagadà, si ricorda anche lei, no, che all'inizio avevamo detto, a proposito di AstraZeneca, fino a 55 anni, poi si è detto fino a 65 anni. Adesso sembra che si voglia andare oltre i 65 anni. La domanda che mi faccio io è perché abbiamo capito che funziona anche sulle persone che hanno più di 65 anni o è perché siamo disperati e allora va bene anche AstraZeneca? No, devo dire che questi vaccini sono stati approvati inizialmente in fase emergenziale. Tra l'altro AstraZeneca ha tutta una storia strana, nel senso che funzionava meglio quando somministravano metà dose che quando somministravano la dose intera, quindi ci sono stati un po' di problemi con questo vaccino, però man mano che si porta avanti la vaccinazione si scopre che effettivamente questi vaccini sono più efficaci di quanto non considerato durante la sperimentazione, che ripeto, tutti i vaccini sono stati approvati dall'EMA e quindi dall'AIFA per una emergenza. Oggi ci accorgiamo che vanno meglio di quanto ci aspettassimo. Ecco, okay. La parola che ha citato il professor Morrone è EMA, Tiziana Ferrari, arrivo da te. Abbiamo imparato a conoscere il nome dell'autorità europea che certifica e che valida i farmaci che dobbiamo prendere e che sta andando a un passo sensibilmente più lento rispetto, per esempio, alla Food and Drug Administration negli Stati Uniti, per esempio rispetto all'autorità di vigilanza del Regno Unito. Tu che idea ti sei fatta di questa gestione da parte di EMA sullo Sputnik, per esempio? I nostri politici stanno dicendo ad EMA accelerate, muovetevi, EMA dice dobbiamo vedere prima i vostri siti produttivi.
Diciamo che comunque noi come europei abbiamo sempre fatto tanti controlli. Io ho vissuto anni in America e i controlli, per esempio, banalmente, che noi facciamo sul cibo che mangiamo, sulle etichette, sulle nostre etichette in America, non esistono. Quindi noi come europei non abbiamo mai avuto veramente dei grossi problemi, anche perché ci siamo dati una regolamentazione molto molto rigida. Ora è evidente che l'EMA si trova a dover gestire una situazione di emergenza e quindi probabilmente dovranno trovare una strada per poter accelerare anche queste procedure, però dobbiamo vedere anche l'aspetto comunque positivo di quello che questo tipo di comportamenti anche ci dà delle garanzie. Per esempio oggi un luminare come il professor Fauci dall'America ha messo in guardia nel cambiare le procedure approvate per esempio dalla Food and Drug Administration, e mi riferisco a decidere di fare solo una dose invece che due. Ecco, Fauci dice attenzione, perché questo potrebbe creare dei rischi. Quindi è chiaro che siamo in un'emergenza, è chiaro che tutti vorremmo avere il vaccino. Io guardo il dottor De Lucia che avete fatto vedere e penso che sia un segnale di grande speranza, no? Ce ne fossero tanti medici come lui che è in grado di vaccinare i pazienti e di ricevere le dosi. Però probabilmente noi stiamo imparando delle lezioni. L'importante è imparare è importante impararle e metabolizzarle, però anche velocemente, perché il virus corre e cammina. E a questo proposito andiamo a casa del professor Morrone, proprio dentro casa del professor Morrone, perché il nostro Alessio Schiesari è collegato da l'IFO Regina Elena e San Gallicano, perché lì, in questo importante istituto ospedaliero di Roma, hanno già cominciato a vaccinare e quindi a proteggere, quindi a salvare, perché questo è il legame, le persone che sono più esposte al Covid, quelle per cui il Covid può fare davvero la differenza in senso negativo, i malati, le persone molto malate. Alessio. È esattamente così, Alessio, si tratta di malati oncologici, di oncoematologici, quindi persone con leucemie o di persone che per i farmaci che assumono hanno una compromissione importante del sistema immunitario. Non solamente si vaccinano, ma vedi delle provette, dei sierologici intorno a me, si sta anche realizzando uno studio per capire gli effetti dei vaccini su queste persone. Io sono in compagnia del direttore scientifico qui dell'Istituto Regina Elena e il dottor Gennaro Ciliberto. Intanto, perché, dati alla mano, è importante partire dalle persone che hanno questo tipo di fragilità? Sì, perché sappiamo da dati epidemiologici che i pazienti con tumori solidi, così come anche quelli con tumori ematologici, che si ammalano di Covid-19 hanno un elevato tasso di mortalità, i primi intorno al 25% e gli altri intorno al 37%. Quindi devono essere necessariamente prioritariamente protetti e quindi li dobbiamo vaccinare, diciamo, accelerando rispetto al resto della popolazione. E dottore, le posso chiedere, rispetto al fatto che immagino abbiate una platea purtroppo ampia, se esistono dei criteri di selezione, cioè come individuate i pazienti che vanno vaccinati per primi? Sì, noi di fatto vacciniamo, o meglio chiamiamo per la vaccinazione, tutti i pazienti che sono attualmente in terapia, oppure anche i pazienti che hanno finito le terapie da entro 6 mesi, e sono sia pazienti che fanno terapia chemioterapica, così come radioterapia, così anche quelli che si devono sottoporre ad interventi chirurgici. Complessivamente abbiamo calcolato che nel giro di un mese daremo la prima dose del vaccino a circa 3.500-4.000 pazienti. E quale vaccino utilizzate? Beh, il vaccino che ci viene fornito dalla regione è il vaccino Pfizer-BioNTech, che ricordo a tutti è un vaccino ad RNA messaggero e, cosa molto interessante, i vaccini ad RNA messaggero come quello di Pfizer-BioNTech e anche quello di Moderna sono stati inizialmente sviluppati come tecnologia proprio nei pazienti oncologici, quindi esiste già una casistica di pazienti oncologici che nel corso degli scorsi anni è stata sottoposta a vaccinazione con vaccini ad RNA messaggero, tollerandoli molto bene.
Quindi diciamo che una parte dei possibili effetti collaterali è già in qualche modo studiata, se capisco bene, ma voi fate un monitoraggio per capire se ci possono essere effetti collaterali, appunto? Certamente, perché a parte il monitoraggio che viene fatto a tutti, così come è stato fatto a noi operatori sanitari quando ci siamo vaccinati un mese fa, nell'immediato, nell'ora successiva per reazioni allergiche immediate, poi i pazienti oncologici sono sempre tenuti sotto continua osservazione attraverso telemedicina, teleconsulto, sono in diretto contatto con i loro rispettivi medici e quindi qualora insorga un effetto collaterale indesiderato veniamo subito avvertiti e si modifica il corso del vaccino, si valuterà caso per caso. Senta, immagino che ci siano pazienti ospedalizzati ma anche pazienti non ospedalizzati, per loro come funziona? Beh, diciamo per tutti funziona nella maniera seguente, cioè i pazienti non ospedalizzati che per esempio fanno chemioterapia e che accedono al nostro day hospital, il giorno in cui devono essere sottoposti a chemioterapia, a loro si chiede la disponibilità di essere vaccinati, quindi chiaramente abbiamo sia i pazienti ospedalizzati sia i pazienti che vengono per la giornata, diciamo. Le posso chiedere, dottore, prima di salutarla, se c'è una domanda che è ricorrente a proposito dei vaccini da parte dei vostri pazienti? Quali sono le preoccupazioni, se ci sono? Diciamo preoccupazioni generali non ci sono. Qualcuno in qualche caso ci chiede se la vaccinazione possa interferire in qualche modo con la malattia, ma diciamo non ci sono assolutamente dati che lasciano presupporre un'interferenza, per cui diciamo tranquillizziamo i pazienti. Voglio aggiungere il fatto che noi abbiamo anche uno studio importante, abbiamo avviato uno studio molto importante di monitoraggio della risposta immunologica. È chiaro che questi pazienti non soltanto devono essere vaccinati e protetti, ma dobbiamo anche valutare il livello di risposta anticorpale che noi induciamo con il vaccino in questi pazienti, perché non è automatico e questi pazienti talvolta possono essere immunodepressi, possono rispondere al vaccino in maniera, diciamo, così forte come un soggetto normale. E quindi noi ci apprestiamo, cioè sviluppando gli tempo, stessi anticorpi, oltre alla vaccinazione, per un'altra persona. Esatto, noi abbiamo già fatto una casistica interna sugli operatori sanitari e quindi abbiamo i dati già di centinaia di operatori sanitari che sono vaccinati, quindi con i relativi livelli anticorpali, e quindi noi andremo a paragonare, a confrontare i livelli dei pazienti oncologici con quelli normali, ma soprattutto andiamo a vedere caso per caso, perché è chiaro che è importante, diciamo, la personalizzazione del vaccino. Perché, mettiamo il caso, un paziente non sviluppa il livello di anticorpi desiderato, noi lo potremmo tenere sotto osservazione, glielo potremmo comunicare, eventualmente potremmo anche in teoria modificare la strategia vaccinale con un'eventuale terza dose nel caso in cui ci venisse permesso di darla. E soprattutto nel caso in cui le avessimo le dosi. Intanto grazie, dottore, grazie davvero, perché io credo che chi già ha un problema come può essere un problema oncologico, un problema immunitario, insomma non ha bisogno di sommare a quello il Covid, mettiamola così. Però chiedo aiuto al professor Morrone, perché come ricordava Alessio, lui sa esattamente di cosa stiamo parlando, e però professor Morrone, io più sento il racconto e l'attenzione che viene posta rispetto alle categorie fragili e più mi chiedo, ma quelli che non sono censiti, cioè quelli che sfuggono ai database, quelli che non appartengono, diciamo, ai protocolli ospedalieri, come li raggiungiamo? Perché ci sono tante persone che magari non hanno una neoplasia in atto, un problema oncologico in atto, ma che lo hanno avuto in passato, hanno un problema immunitario, di distrazione immunitaria, di deficienza immunitaria. Quelli come si raggiungono e quando? Pone un problema molto reale, molto concreto e molto serio.
noi abbiamo tutta una serie di pazienti che ci sfuggono, abbiamo necessità del coinvolgimento dei medici di famiglia che tornino a parlare con queste persone, che le cerchino, che facciano in modo che rientrino negli studi medici da cui molti sono scappati per paura del Covid e diano la possibilità di rintracciare queste persone che hanno necessità, a mio parere, come lei sottolineava, di essere sottoposte sia al controllo del tampone per valutare se sono positivi o negativi e poi successivamente alla vaccinazione, perché uno dei temi che facciamo nel nostro istituto, oltre a fare quel prelievo di sangue per valutare gli anticorpi o addirittura i linfociti T, facciamo anche il tampone per sapere se quel paziente nel frattempo sia diventato positivo o negativo. Quindi noi avremo bisogno di un forte supporto da parte dei medici di famiglia proprio per evitare che questi pazienti, che lei sottolineava, sfuggano, un po' come la dispersione degli studenti nelle scuole. Noi abbiamo la dispersione dei pazienti. E il problema, Tiziana Ferrario, è che regione che vai, situazione che trovi, organizzazione che trovi, devi in qualche modo anche essere fortunato. E da questo punto di vista, come sarà possibile centralizzare il più possibile adesso con questa gestione della campagna vaccinale che ci proporrà Mario Draghi? Beh, intanto purtroppo la situazione cambia da regione a regione, certo, perché non dovrebbe essere così, no? Cioè dovremmo avere tutti lo stesso tipo di assistenza sanitaria. Ma mi sembra che l'obiettivo del presidente Draghi sia proprio quello di cercare di dare un intervento uniforme, chiamare in campo la protezione civile in modo più massiccio, chiamare in campo l'esercito, è proprio in questa direzione. Quelle sono risorse dello Stato che non sono state sfruttate pieno, cioè i nostri soldati sono bravissimi a muoversi in situazioni di crisi, in situazioni di difficoltà, sanno come muoversi con la logistica e forse bisognava chiamarli molto prima, sono stati chiamati, ma non così in modo operativo e totalizzante come ha deciso di fare Draghi. Quindi probabilmente il disegno è proprio quello, protezione civile da una parte, esercito dall'altra. Lo Stato scende in campo con tutte le sue forze, le sue professionalità che ci sono e come, quindi non ci servono solo task force esterne che abbiamo visto molto usare prima. Quindi ci servono le risorse che abbiamo al nostro interno e serve, sì, anche, che serve anche chiarezza. E serve anche chiarezza nella comunicazione. Per questo noi abbiamo la nostra linea telefonica, anzi voi che fate domande direttamente agli esperti. Per il professor Morrone è già pronto Renzo da Udine, dico bene? Sì signore, esattamente. Buon pomeriggio Renzo. Buongiorno a voi, scusatemi il disturbo. Una cosa velocissima, il più possibile. Mia moglie, permetto, io e mia moglie non siamo due ragazzini, siamo molto vicini agli 80, quindi mia moglie soffre di una polimialgia reumatica da molto tempo, da molti anni, e assume 4 mg di metilprednisolone 4 volte alla settimana, è un cortisonico. Se noi guardiamo però il documento che dovremmo firmare prima della vaccinazione, c'è scritto che per 3 mesi il cortisone non si può assumere perché va in contrasto con il vaccino. Ora, a seconda del medico che io interpello, chi mi dice che la quantità, questi 4 mg 4 volte alla settimana, sono molto bassi come effetto per cui si può fare tranquillamente la vaccinazione, che mi dice assolutamente bisogna sospenderla. Se io sospendo, mia moglie si mette in letto e non si alza più, come è già successo in passato, non so più cosa fare. Professor Morrone, il nostro telespettatore a proposito di chiarezza, chiede una comunicazione chiara. Cosa possiamo dirgli per aiutarlo? Grazie innanzitutto Renzo. Alessio, posso chiedere a Morrone di essere proprio chiarissimo nella spiegazione perché sono vagamente interessata? Cercherò di essere chiarissimo come lo è stato Renzo, che ringrazio perché non disturba. Era proprio quello che volevamo, anzi, queste domande molto, molto precise. 4 mg di metilprednisolone 4 volte alla settimana non controindicano assolutamente il vaccino. Si può vaccinare senza alcun problema, non ha necessità di sospendere questa terapia farmacologica perché non determina nessun grave riduzione dell'efficacia del vaccino. Io lo dico con molta franchezza, sulla base sull'esperienza dei pazienti che proprio in questi giorni stiamo vaccinando e fanno ben altre terapie con ben altre complessità.
Quindi può vaccinarsi... Il professore mi aiuta però, perché veramente mi interessa particolarmente il tema, ma la quantità di cortisone che può incidere sul vaccino esiste come numerino? Cioè, se uno prende 3 grammi al giorno di cortisone, il vaccino lo può fare, non lo può fare? Cioè, c'è una quantità massima che uno può prendere e continuare a prendere? In teoria dipende dalle patologie di cui io soffro e per le quali sono sottoposto a terapie particolari, se possono essere associate alla vaccinazione. Ma poiché la vaccinazione determina comunque un miglioramento e una riduzione del rischio di contagiarsi e del rischio anche di morire, noi è il motivo per cui vacciniamo tutte queste persone. Ed è bene farlo, a mio parere, anche se il vaccino riducesse la sua efficacia, ma darebbe sicuramente un contributo migliore alle persone affette dalle patologie per cui sono sottoposte a queste terapie. Ricordiamo che paradossalmente nel Covid noi trattiamo le persone ricoverate con un cortisonico famoso che riduce nettamente la cascata delle citochine, cioè quel processo infiammatorio che determinava poi il rischio di morire in questi pazienti. Tiziana, Tiziana da Roma, sei soddisfatta? Abbastanza, ma tanto poi alzo il telefono e lo chiamo Morrone, continuo diciamo nella mia ricerca di informazioni. Voglio presentarvi a tutti voi un ospite. Tiziana, c'è una sorpresa perché ci ha già raggiunto un autorevole personaggio che sarà con noi per aiutarci a commentare il documentario di oggi, perché oggi nel nostro documentario ricorderemo il 90° compleanno dell'uomo della perestroica, di Mikhail Gorbaciov, ma saluto perché ci ha già raggiunto. E quindi Fausto Bertinotti. Fausto Bertinotti, eccolo. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Evviva. Buon pomeriggio a voi, a chi ci vede, chi ci ascolta, grazie. Come sta, presidente? Bene, compatibilmente con questa situazione generale e con la mia età. Bene, bene, grazie. Tiziana, vogliamo chiedere già qualcosa? Presidente Bertinotti, mi posso fare gli affari suoi? Ma lei si è vaccinato, è prenotato per la vaccinazione? Sì, no, ho fatto la vaccinazione di ritorno proprio ieri e quindi sono a tutti gli effetti vaccinato. Cioè lei è tra quei pochissimi che hanno una specie di passaporto, almeno ideale? No, ho 81 anni. Più semplicemente, dice. che è un passaporto non sempre così gradito, ecco. Dopo la seconda dose. Talvolta i suoi vantaggi, no? Come in questo caso. Senta, vuole approfittare del professor Morrone? Sì. Noi facciamo capo a lui per tutti i nostri dubbi. No, guardi, io rispetto molto il professore, ma io sono così ignorante in materia sanitaria che avrei bisogno di corsi serali di aggiornamento. Quindi, francamente, lo libero da questa incombenza di una missione impossibile. Allora facciamo così, presidente. Abbiamo una telefonata rapida di Mimmo, che ci chiama da Torino, per il professor Morrone. Mimmo, buon pomeriggio. Sì, buonasera, buonasera a tutti, buonasera dottor Morroni. Eccoci. Ecco, sono due domandine veloci veloci. La prima è, dottor Morrone, quando si dice che siamo immuni al 92%, cosa vuol dire? Che su 108 possono prendersi il virus o ci viene solo all'8% un po' di tosse e non andiamo a finire all'ospedale? Chiara la domanda, anzi questo è un tema perché molti vaccini ci dicono siamo immuni al 92, siamo immuni all'85, al 70. Che vuol dire, professore, per quella parte scoperta? Vuol dire che i soggetti che sono stati sottoposti ai trials clinici, cioè che hanno sperimentato il vaccino, su 100 persone 92 sicuramente non sono state contagiate, le altre 8 sicuramente è probabile che siano state contagiate, ma probabilmente non si sono ammalate. Quindi è la percentuale di persone che ricevono un efficace aiuto contro l'infezione. Questo è molto importante. Perché possono essersi contagiate 8 persone, però probabilmente non si sono ammalate e sicuramente nessuno è deceduta.
Questo è il vantaggio della vaccinazione rispetto alla non vaccinazione. Tenete bene presente questa risposta, perché la spiegazione plastica della motivazione per cui è necessario vaccinarci, per cui dobbiamo vaccinarci. Grazie professor Morrone, grazie Tiziana Ferrario, il presidente Bertinotti resta lì con noi perché dopo la pubblicità parliamo e introduciamo il nostro tag ad hoc su Mikhail Gorbachev. A tra poco.